Oggi mi trovo davanti al castello di Valvasone, uno dei gioielli architettonici e storici del nostro Friuli. Ho dato appuntamento qui, anche perché lui abita non distante, ad un altro mio vecchio amico. Guerino Ermacora, appassionato di storia e scrittore di romanzi storici. Buongiorno Guerino. Buongiorno, allora ci troviamo qui a Valvasone, davanti al castello, una delle glorie del Friuli, una terra ricca di storia, di fatti e di misfatti, bagnata dal sangue, da trionfi, da amori, da bellezze e anche da ignobili assenze. Senti Guerino, tu sei un grande studioso e un grande appassionato di storia, ma c'è un'epoca storica che ti intriga più delle altre? Indubbiamente il Medioevo, il quale è lo sbocco dell'antichità, qui da noi è stata gloriosa, si pensi solo ad Aquileia, e nello stesso tempo si apre alla modernità, Sì, ma... un'epoca di transizione per modo di dire che ha prodotto cose straordinarie. Ok, però il Medioevo è durato 1000 anni. Di quale Medioevo Certamente, stiamo parlando? soprattutto quello dal 1200 al 1400, il Medioevo del patriarcato, Gli anni d'oro del patriarcato. del fiorire del patriarcato. Sul quale, tra l'altro, mi sembra di ricordare, hai scritto anche un Certo, ho libro. scritto Terra di Uomini ed è la storia, la cronistoria dell'assassinio del patriarca Bertrand. Bertrando di San Genesio, che fu anche colui che portò il simbolo dell'Aquila Certamente, lo su campo troviamo blu. dappertutto in questi giorni, qui a Valvasone abbiamo celebrato, diciamo, la festa della patria del Friuli ed è stata una cosa molto interessante e molto partecipata. Uno dei tuoi libri che ho letto veramente tutto d'un fiato è Il curato, chi ha ucciso il curato di San Martino, proprio perché è ambientato nell'epoca che a me interessa di più, cioè il primo rinascimento qui in Friuli è il periodo delle invasioni turchesche, in particolare la grande invasione del 1499. Siamo a cavallo del Tagliamento e abbiamo assistito a una vicenda triste, dolorosa, che per fortuna è durata pochi giorni, ma che ha portato via, ha sottratto alle nostre popolazioni varie migliaia di persone. Si pensa che i prigionieri siano stati 15-18 mila, su una popolazione complessiva del Friuli che forse arrivava ai 280 mila abitanti. I drammi furono terribili perché Diciamo, tra uccisi e sequestrati. uccisi, schiavi, portati via, legati al giogo, ammazzati sul Tagliamento, come vedremo in seguito. Ecco. Per noi fu una tragedia perché nel contempo fu sottratto un patrimonio immane di bestiame e di risorse economiche. Il motivo? Perché Quindi fu questa come un flagello biblico questa invasione. Qualcosa di simile, si parla di circa 200-300 paesi bruciati. Il libro di cui parli è ambientato proprio qui, in questa zona, tra Valvasone e San Martino, proprio, diciamo, vicino ai guadi del Tagliamento, là dove si sono consumate atrocità immense. Il libro è davvero un affresco bellissimo di un'epoca drammatica, ok? Ma è anche di come viveva la gente comune in quell'epoca storica. Io amo le persone. Adoro la gente. La storia non è fatta da principi e signori, ma da persone povere, dai servi, dagli umili, dai contadini, dai servi di masnada, chiamiamolo così, come li chiamavano una volta. Quella è la vera storia, mai raccontata, mai detta, che trasuda sangue e sofferenza. Ecco, restiamo in quest'epoca, quella delle invasioni dei turchi, che non lo so neanch'io perché mi ispirano così tanto. Probabilmente avrò qualche goccia di sangue turco nelle vene, non lo so. Ecco, raccontaci come si presentava, proprio dal punto di vista anche fisico, geografico, il Friuli tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. Innanzitutto qui siamo a Rivis, Rivis là dove c'era un guado Sul antico, Tagliamento. sul Tagliamento, dove c'era un guado antico e
là dove passarono i turchi in ritirata. E siccome il fiume era in piena, disposero due file di buoi verso nord in modo da rompere la corrente, passarono i soldati con i prigionieri, poi si resero conto che non riuscivano a gestire tantissima gente, per cui ammazzarono, scanarono 2000 prigionieri lungo le rive. Fu un fatto di sangue atroce. Per quanto riguarda l'ambiente circostante alla tua domanda, si può dire che era una realtà abbastanza selvatica, diremmo noi, con un termine moderno. Ecco, il Cagliamento era un fiume capriccioso, non era, certamente, diciamo, contenuto da argini, quindi esondava a destra, a sinistra, con difficoltà di non poco conto per la gente che ci abitava. Non c'erano ponti fissi, alle volte facevano dei ponti mobili, c'erano chiatte che portavano la gente da una parte e dall'altra, c'era molta più acqua di adesso, perché molta acqua del Tagliamento viene, diciamo, sottratta a nord per usi industriali e domestici e per rifornire le città. Era un altro habitat naturale, molto selvaggio, nelle rive a destra e a sinistra. C'erano grandi foreste, diciamo un nord precollinare, molto selvoso, poi c'era la parte più alta, collinare, dove anticamente si ebbero interessanti accastellamenti, anche per fuggire alle invasioni turchesche, e una parte meridionale verso il mare, dove molto paludosa, molto anche lì difficile da vivere, con malaria e problemi di ogni tipo. La capitale era Udine, che aveva non tanti abitanti, dove risiedeva il luogotenente veneziano. Abbiamo i documenti del Sanudo, il quale testimonia la realtà miserevole della nostra gente. Sotto la dominazione veneta non eravamo felici. Sì, tra l'altro anche i veneziani contribuirono alla deforestazione in maniera notevole, perché lo sappiamo che sotto Venezia, sotto i suoi palazzi, c'è una selva di pali che arrivano dalle foreste del Friuli, della Carnia e del Cadore. Certamente la dominante aveva una fame assoluta di legna per le galee e per i palazzi, esatto, l'arsenale, e di metalli e di ferro per le armi e per tante altre cose. Per cui noi eravamo considerati più o meno una colonia, una realtà da sfruttare. E nel nostro girovagare di oggi siamo finiti a Spilimbergo, siamo davanti al Duomo, dove campeggia, un po' sbiadito dai secoli ovviamente, un San Cristoforo, che è sempre raffigurato così, un uomo imponente che porta su una spalla un bambino, Gesù bambino, un santo che è raffigurato spessissimo nella nostra regione. San Cristoforo lo si trovava sempre lì dove erano i guadi, dove si attraversava il Tagliamento da una sponda all'altra. Che ricordiamo, San Cristoforo è il protettore dei viaggiatori, dei viandanti. Certamente. Qui adesso siamo nella corte del castello, sempre a Spilimbergo, un altro luogo dove si sono consumate importanti vicende storiche. È vero, da qui partirono i 400 circa cavalieri che assalirono il patriarca Bertrando di San Genesio sui prati della Richinvelda. Tesero un agguato e il patriarca fu ucciso assieme a molti della sua scorta. Spieghiamo una volta per tutte perché il Friuli era chiamato ed è chiamato tuttora la patria. C'è una tesi al riguardo, una tesi un po' controversa, ma piuttosto interessante, che sostiene che il nome patria fosse usato dagli stessi veneziani, perché molti a Venezia erano discendenti di quei fuggiaschi friulani che si rifugiarono nella laguna a seguito delle invasioni barbariche. Questo è indubbio, un dato storico ormai certificato. Il fatto è che erano i friulani stessi che si sentivano patria. Per loro il termine significava una realtà geografica, culturale, diremmo noi moderni, di appartenenza, dove c'erano, diciamo, lingua comune, e riuscivano a parlare in un linguaggio comune, anche se avevano scambi culturali con i popoli vicini, con i veneti, con gli slavi, con i tedeschi, eccetera. Per loro patria era la terra dove erano nati, dove avevano sofferto, una terra molto travagliata, con una storia molto dura, molto difficile. La patria per loro era il nido in cui vivevano.
Senti, il libro che hai in cantiere adesso di cosa parla? È una saga lombarda ambientato al tempo delle invasioni longobarde. Prende la via dal Cividalese, si sviluppa nell'Italia settentrionale e finirà nel comune di Castelnuovo del Friuli, esattamente a Paludea, con grande duello, una resa dei conti così come usavano una volta i barbari. Bene, e a questo punto dalla patria del Friuli anche per oggi è tutto. Arrivederci. Ciao.